Ottocento, l'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini. Un modo per raccontare questi 60 anni in cui l'arte si è fatta carico di raccontare l'Italia a se stessa. 94 artisti, 150 capolavori, alcuni inediti. In un certo senso, questa mostra è come la carta d'identità dell'Italia moderna. Come se noi vedessimo l'Italia di 20 anni, quando era una ragazza di 20 anni, piena di aspettative dal futuro, piena di speranze per quello che sarebbe accaduto. E questo spiega anche l'aria di fraternità e di familiarità che accompagna il visitatore quando entra qui dentro. Io sono sicuro che questa mostra avrà un grandissimo successo di pubblico, ne sono certo, perché è il tipo di mostra accattivante che tocca il cuore. Con la pittura in presa diretta, il presente irrompe nell'arte. I pittori vanno in prima linea e sono in grado, come i moderni reporter, di raccontare le azioni militari con realismo impressionante, descrivendo fin nel più minuto dettaglio ogni particolare: le divise dei soldati, le armi, gli scontri, i morti. La ricerca formale, gli stili diversi che vanno dal romanticismo storico al realismo, al simbolismo, al divisionismo. Attraverso questi stili, attraverso questa ricerca, l'Italia ritrovò una propria arte nazionale che poteva stare al passo con i grandi rinnovamenti contemporanei dell'arte europea.